Allora ragazze, eccomi qui finalmente per fare il video con le mie cassettierine. Me le avete chiesto in tantissime, quindi rispondo a questa richiesta e ve le mostro. Vi chiedo scusa se la voce è un po' bassa, ma sono veramente raffreddatissima, non sto molto bene, mi è venuta la tonsillite, quindi sto abbastanza male. Però bene, approfitto intanto per farvi vedere insomma le mie cassettiere, ecco, così intanto spiucciate un po'. Le cassettiere sono queste, quelle dove, che mi vedete sempre alle spalle quando faccio i video. Ci tengo a dire però che questa qui di sinistra con i girasoli, che è anche quella più carina, non è mia, è di mia sorella. Ne abbiamo una testa, se vedete. Quindi questa è quella di mia sorella con tutte le sue cose dentro. Sopra le cassettiere c'è, vabbè, il mio stereo solito, la mucchetta col cerchietto, qua ci sono i miei pasticcini gloss. Qua ci sono io, ciao, se vedete ho il fularino, sto malissimo. Poi, qui allora ho tutti praticamente i miei pennelli. Qui ho lo specchio, quello con cui mi trucco, il pennello quello di Selena Makeup, di cui io ho già parlato, il pulitore per pennelli della Elf, che ormai sono arrivati quasi a metà, mi trovo molto bene, temperino per le matite, quello doppio entrata della Elf. I miei soliti, questi qua ce li ho da un sacco, questi portapennelli, sono quelli di Hello Kitty, praticamente qui dentro c'era lo zucchero filato. Una volta che ho finito ho deciso di metterci dentro i pennelli, questo per i pennelli da occhi, mentre qui dietro c'è quello per i pennelli da viso, quelli che uso, insomma, non sono moltissimi, non ne servono tanti. E il Fix Plus, che utilizzo anche quello abbastanza. Poi qui ho le salviettine, quelle monouso, insomma, che utilizzo per pulire i pennelli. Mamma mia che voce che ho. E poi qui dietro ho questa specie di porta, mi ricorda uno sdraio, quello da spiaggia, però vabbè. E qui ci ho messo tutte le mie matite occhi, quindi ecco qua, tutte le matite occhi che posseggo. Andiamo quindi a vedere le cassettierine. Allora, sono ampie, molto ampie, se vedete, confronto ad una mia mano, sono abbastanza grandine. Nella prima, magari non sto qua a farvi vedere tutto, insomma, però tenete conto che nelle prime due ci sono solo cose dedicate alla cura del corpo, quindi viso corpo, profumi, creme e quant'altro. Ecco, nell'ultima c'è del make-up. Qui vi faccio vedere, ci sono cose miste, c'è la mia maschera per i capelli che adoro, straadoro, è la maschera migliore per i capelli che abbia mai provato. Vi metto il link qui praticamente del video in cui ve ne ho parlato molto molto bene. Poi cos'ho? Un po' di cose random, eccolo qua, lo scrub fior di magnolia, vi metto anche qui il link della recensione che ho fatto. Poi cos'è che c'è? Uno spray al muschio bianco, sempre della Monotim, ve ne ho parlata bene questa marca, mi piace molto. Poi ho i miei semi di lino per i capelli, poi ho lo shampoo secco, il profumo della Monotim, poi ho preso la crema per i piedi, questa qua buonissima, un profumo buonissimo, io ve la straconsiglio questa crema, lascia i piedi davvero morbidi, ve la faccio vedere bene, ecco qua, questa è consigliatissima, lascia i piedi morbidi ma soprattutto gli lascia un profumo veramente buono buono. Poi cos'ho? Il mio struccante bifasico, lo scrub per i piedi, ma c'è mille cose qui. Eccolo qua, lo spray per i capelli della Gliss, anche questo mi trovo benissimo. Un burro corpo all'olio d'oliva, mi piace molto. Crema contorno occhi della Yes to Carrot. Borotalco, spray da mettere sul cuscino. Una crema di Sephora. Qui ho delle pastiglie di ferro, ma le ho messe qua per avercele più portata di mano. Qua una crema corpo di Bulgari che mi avevano regalato. Uno spray, un deodorante spray, sempre della Fior di Magnolia. Cose, ecco, miste random, una crema di Bottega Verde al cocco, c'è di tutto e di più, insomma, qui, ecco, infatti vedete anche lì in fondo c'è due cose, ci sono due cose di Yves Rocher, scrub, latte corpo, lo stick per gli occhi, solare, protezione 50, il profumo, questo che vi dicevo, frangipane delle Maldive, che praticamente è il mio preferito per l'estate, seguito a ruota da questo, che è diventato il mio secondo preferito, che è quello di Yves Rocher, di cui vi ho parlato molto molto accuratamente, in un video di cui vi metto il link qua. Andiamo a vedere la seconda cassettiera. Allora, qui siamo nella seconda cassetterina. Andiamo a vedere. Allora, qui che cosa? Vabbè, il grattino per i piedi, che mettiamolo via. Cose viste varie, questo l'olio corpo della Holographic, che non mi fa impazzire. Una maschera viso che avevo preso dall'estetista, mi sembra, non lo ricordo. Poi vabbè, qui cosa ho? I miei solari per il mare. Balsamo. Uno spray pulitore mani che mi ha regalato il mio medico, era un omaggio che gli hanno dato, me l'ha regalato, grazie. Poi qui ho un bagnoschiuma nuovo che devo ancora aprire, che mi hanno regalato da Bottega Verde per il mio compleanno. Poi cosa ho qui? Lo shampoo dell'Herboristica, questo qua che vi ho parlato tantissimo di questo shampoo, vi metto il link.
questo shampoo di Bottega Verde che è praticamente quasi finito, è da finire. Questo mi è piaciuto sempre tanto come shampoo, non è male, è che non so quanto ecobia sia, perché si sa che Bottega Verde si spaccia per verde quando non è verdissima, ecco, quindi non vi so dire l'inci, però mi ero trovata abbastanza bene, ecco. Poi, questo è un bagnoschiuma che mi ha portato una mia amica dall'America, di questa marca qua, di cui poi io avevo acquistato sempre di questa marca una confezione di burro cacao per le labbra, tantissimi, tutti colorati, molto molto belli. Qui è una crema a viso dell'Avon, qua sono mille campioncini così, appunto, questo scrub per i piedi. Poi cosa c'è? Qui dentro questa confezione ci sono, vi faccio vedere, praticamente una confezione con tutti i campioncini, quindi campioncini che mi regalano, ma non quelli sotto forma di bustina, ma quelli appunto sotto forma di bo o boccetta oppure appunto di tubettino, quindi cose del genere, ecco così. Così li metto qui dentro per separarli dalle bustine, insomma, e ho anche delle saponette qui dentro, sempre o omaggi oppure cose deliberatamente sgraffignate dagli hotel. Mio moroso se la ride sempre quando andiamo negli hotel perché io praticamente, cioè tutti gli saponi, le cose che ci sono, praticamente non fanno ora essere utilizzate, che le ho già insaccocciate in valigia. Lo ammetto, è il mio piccolo, sono cleptomane di campioncini da hotel, lo ammetto. Cos'altro c'è là dietro? Vediamo. Profumo per i capelli, una crema al cocco. Questo è buonissimo, ve lo straconsiglio. Questo qua è uno spray corpo. Sempre, se non sbaglio, della Monotim. Un sacco di roba della Monotim, mi sto rendendo conto. È Altered Tahiti, ma è uno spray corpo che lascia un odore talmente buono che potete usare anche solo quello d'estate senza dover mettere il profumo. E vi lascia un odore buonissimo. E poi è un deodorante dell'Alice, cose random. Ecco, passiamo alla terza cassettiera. Eccoci qui, terza cassetterina, ora ve la apro. Qui dentro invece c'è il make up, però vi spiego. Allora, queste cose le ho aggiunte oggi, praticamente ho deciso di raggruppare i miei campioncini, li avevo mischiati tutti insieme praticamente in una cassettiera, praticamente tutti mischiati insieme. Mi ero resa conto che come organizzazione non era proprio l'ideale, perché avendo tutti i campioncini così mischiati non andavo mai a prenderli, perché appunto se mi serviva in quel momento una crema corpo dovevo stare lì a rumare, fra virgolette, a rumare mezz'ora per cercarla. Quindi ho deciso di raggruppare per il momento intanto un po' di creme viso, questa mi è andata da Sephora per dire, ci sono qui un po' di creme viso, così almeno l'ho tutta a portata di mano e quando mi serve lo prendo. Idem per i fondotinta, ho tanti campioncini di fondotinta e quindi ho deciso che li ho raggruppati, così li ho sotto mano per quando mi servono. Intanto così mi sembra un'organizzazione, insomma, ideale, ecco. Qui praticamente cosa ho messo? Ho messo tutto il make-up, fra virgolette, da finire, nel senso che trucchi che magari ho da tanto aperti, quindi necessitano di essere finiti, quindi li ho messi qua, perché se li lascio in mezzo alle cose nuove può finire che magari vado a prendere le cose nuove, non ho predilezione per le cose nuove, magari non ti saltano all'occhio quelle vecchie. Quindi ho deciso di mettere qua tutte le cose che devo finire, quindi prima delle altre. Oppure cose, se non le cose più vecchie, fra virgolette, magari anche cose che sono principalmente legate a una stagione sola. Ad esempio, questa palette Neon Eyes la utilizzo solo d'estate perché ha colori molto accesi, molto matti, e la utilizzo solo d'estate, quindi ce l'ho, la voglio avere qua sotto mano proprio perché così d'estate la utilizzo spesso, ecco. Poi ho cose miste random, qui ho dei fondotinta da finire, uno di Dior, uno dell'Essence da finire, la cipria presa in America, questa terra della Nuba, sta veramente da tanto, che necessita di essere finita, se vedete ormai comunque sono a buon punto, quindi è meglio che stia qui, proprio perché così ce l'ho sotto mano. Questo è un blush di Essence in crema che devo finire, poi ho delle cose di Elf, una palettina della Paris Memory. Poi cos'è questo blush che è assolutamente da finire, se vedete ormai anche di questo sono a buon punto. Il piegaciglia è qua semplicemente per un discorso di praticità, perché lo uso sempre, quindi lo voglio avere sotto mano e quando mi trucco sono sempre qui a fianco a queste cassettiere, quindi ecco, questo lo voglio sotto mano subito. Poi cos'altro c'è? L'allover della Essence, una palettina della Boom Boom che voglio finire perché è una fettecchia micidiale, questo acquisto è stato proprio brutto. Quindi magari se ce l'ho sotto mano spero di usarlo un po' più spesso, anche vedendomelo sempre lì in mezzo ai marones, come si suol dire. Anche questa della pupa, una terra che ho già da un po', quindi adesso voglio cercare di smaltirla. Questa è una piccola, secondo me è regalata al mio ragazzo, mi piace tanto, c'è il porceddu, il porcellino della pupa, anche questo voglio cercare di utilizzarlo abbastanza in fretta. Insomma cose così, ecco, cose random. Alcune appunto sono un po' datate, quindi è giunto il momento che vadano, facciano una degna fine e poi vengano sostituiti. Quindi ho cercato appunto di raggruppare, di fare una cosa tra virgolette intelligente, di raggruppare in una cassettiera tutte le cose che hanno bisogno di essere smaltite in fretta comunque, o almeno prima delle altre, ecco. Quindi tutte cose del genere, ecco quella là. Oh.
dispiace, quella è una palettina della Return to Paradise di Essence. Cavoli, mi si è spaccata una cialdina, è venuto fuori un macello incredibile, mi piange il cuore in una maniera che voi non potete capire, perché adoravo quella palette. Vabbè, insomma, a parte quello, insomma, lasciamo stare. Quindi, ecco, questa era la mia, erano le mie famose cassettierine. So che eravate molto curiose, ma come avete visto non c'è nulla di che, nulla di speciale, insomma, sono prodotti random, che a random appunto utilizzo, non è che mi fisso su un prodotto. In base alla giornata, al caldo che c'è, o alla temperatura, o come mi devo vestire, scelgo che prodotto mettere. Magari se c'è una temperatura, per dire, abbastanza decente, non c'è troppo caldo, metto un bel burro corpo profumato. Se invece c'è troppo caldo anche per la crema, spruzzo quello spray che vi ho fatto vedere prima, quello di Tahiti, sulla pelle, che profuma però resta leggerissimo. Quindi appunto ho un po' di scelte random in base appunto a come mi gira, come mi sveglio, la temperatura, come mi vesto e a tanti altri fattori. Sappiamo che noi donne ci abbiamo sempre una cosa per ogni momento, ecco. Quindi vi ho fatto vedere ovviamente tutto velocemente, perché non volevo fare un video che fosse un'odissea. Poi se a voi però può interessare qualcosa in specifico che avete intravisto, mi potete chiedere, insomma, fatemi le domande che volete. Io con calma, con molta calma, come dico sempre, ma vi rispondo a tutte. Un bacione, ragazze, ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!